buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti nello studio dello sport di Lab TV. Torniamo con l'appuntamento sportivo qui al canale 625 del Digitale Terrestre. Non cambia il format, non cambiano gli orari, lo avete visto, è cambiato il nome. Siamo Chiedilo a Sportlab e do un saluto a tutti coloro che ci seguono live al canale 625 del Digitale Terrestre, live streaming sui nostri portali labtv.net, calcioaltro.it e sulle nostre pagine Facebook. Per chi ancora non l'avesse fatto, vi invito a cliccare like sulle pagine di LabTV e Calcioaltro. È importantissimo perché nel corso delle nostre dirette, proprio tramite le apposite chat, che potete interagire con noi. Come detto, è cambiato il nome, non cambieranno assolutamente gli appuntamenti. Partiamo questo pomeriggio quindi con gli appuntamenti del lunedì, del mercoledì e del venerdì qui al canale 625 del Digitale Terrestre, con tantissime novità. La più grande sarà quella del venerdì pomeriggio, ma che andremo ad annunciare nell'appuntamento di mercoledì. Oggi invece c'è il debutto, c'è l'esordio di questa versione estiva di Chiedilo a Sportlab. E quale miglior modo di partire se non dal tetto d'Europa, con la grandissima soddisfazione, con la notte delle emozioni di Wembley che ci ha regalato la nazionale azzurra. Peraltro un grandissimo orgoglio, un orgoglio doppio possiamo dire, anche per LabTV, che aveva ospitato nella scorsa stagione in Free Sport, nel programma sportivo di Antonio Martone con Gianluca Napolitano, proprio il CT della nazionale. E possiamo dire che Sportlab, che LabTV ha portato fortuna assolutamente alla nazionale azzurra, che proprio in questi minuti è ricevuta, eccola, a Palazzo Chigi a Roma, proprio dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente del Consiglio. Queste sono le immagini live riprese direttamente, riprese dalla GTV e riportate su Gazzetta. Le stiamo trasmettendo anche noi e stiamo seguendo in diretta anche questo appuntamento incredibile. Ma è una soddisfazione che consegna a tutti gli italiani naturalmente la selezione nazionale del CT Roberto Mancini, che è riuscita, dopo la devastante gestione di Gian Piero Ventura, assolutamente a far rianimare, ma soprattutto a far rinnamorare tutti gli italiani che si immedesimano nuovamente nella divisa azzurra. Ieri sul tetto d'Europa, lo andiamo ad ascoltare, emozionato, e ci mancherebbe altro, proprio Roberto Mancini, e poi Leo Bonucci, che aveva segnato anche il gol importantissimo del parziale pareggio nella finale con l'Inghilterra di Wembley. Ascoltiamoli. Sono molto felice perché la squadra ha giocato bene, bene, ha meritato la vittoria. Siamo felici per tutti gli italiani, per tutti gli italiani che vivono all'estero, che erano qua in tanti stasera, tutti gli altri che vivono all'estero e tutti gli italiani in Italia, e che abbiamo dato un mese di bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di, non lo so, sinceramente non ci rendiamo conto, e siamo felicissimi veramente per la gente, per gli italiani che se lo meritavano, dopo comunque un periodo difficilissimo. Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio, quando ci siamo ritrovati, respiravamo qualcosa di diverso nell'aria, ed è arrivato. È incredibile come giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme, di stare uniti. Di solito non vedi l'ora che qualcosa finisca quando è così lungo, invece noi avevamo una voglia matta di stare tutti insieme, e lo abbiamo fatto davvero, incredibile. Un sogno che si realizza in una domenica che ci ha fatto anche accarezzare il sogno di Wimbledon con Berrettini. E poi naturalmente c'è stata la festa, la notte di emozioni in tutte le città italiane, ma anche per i tanti italiani che sono all'estero. E poi c'è un web che si scatena ovviamente su ogni fronte. Sono io che faccio rumore dal touch, sì, perché qui ci sono intanto le immagini in diretta da Roma, ma ci riproiettiamo a quelli che sono i fotogrammi di ieri pomeriggio, di ieri sera, anzi a Londra. Questa foto, ma in realtà questa immagine, sta facendo un po' il giro del web e sono tutti pazzi di lui. È scattato anche il totonome, perché stavano cercando di capire chi fosse questo beneventano, meglio questo tifoso che tra le mille maglie azzurre indossava orgoglioso a Wembley quella invece del Benevento Calcio. Noi lo siamo andati a scovare ed è stato anche semplicissimo, perché lo conosco, anzi è un mio carissimo amico che ringrazio e che saluto, perché oggi ospite di Chiedilo a Sportlab. Buon pomeriggio Davide Di Nonno. Buon pomeriggio a tutti agli ascoltatori.
sei abbastanza provato perché sei rientrato a casa, che tu sei tra l'altro un beneventano che si trova al nord, sei a Milano, sei vicino Milano. Sì, adesso ci ho Varese, mi sono spostato un po' più al nord. Senti, ma ti eri reso conto che ti avevano ripreso e che praticamente adesso sono tutti pazzi per te? Cioè, sta facendo più il giro del web la tua fotografia che, non lo so, quella della nazionale che esulta? Quasi, insomma. Assolutamente no, perché la connessione con 70.000 spettatori non andava, e quindi tutti i vari messaggi WhatsApp, parenti e amici mi sono arrivati a fine partita. Quindi non avevo intuito questa... No, non l'avevi notato, ma noi l'abbiamo notato praticamente da subito. Intanto chiedo alla regia se gentilmente possono aumentarmi il volume qui studio, perché praticamente quella maglia giallorossa nelle immagini che venivano proiettate dalla regia nazionale sono praticamente rimbalzate subito, e naturalmente i colori giallorossi balzavano subito agli occhi tra le migliaia maglie azzurre che c'erano lì a Londra. A proposito, ma raccontaci un po', cioè fammi capire, la trafila qual è stata per un italiano, qual è stata la trafila per andare ad assistere poi alla finale degli europei tra Inghilterra ed Italia? Lì tra l'altro nella tana del nemico. Sì, allora io ho guardato la semifinale Danimarca-Inghilterra senza neanche sapere che avrei potuto andare a vedere la finale con una delle due. E mercoledì ho letto una notizia che la FIGC sta organizzando appunto 1.000 posti dei charter per 1.000 posti dall'Italia, perché io ormai avevo perso le speranze che c'erano solo possibilità di italiani residenti nel Regno Unito, e ho inviato subito la mia richiesta. Il giorno dopo, giovedì mattina, mi hanno accettato, ho appunto fatto il bonifico per il viaggio. Dopo il bonifico del viaggio mi hanno inviato un codice UEFA per fare il biglietto sul sito, perché la vendita non era libera. Una volta che ho fatto il biglietto dall'UEFA ero appunto sicuro, certo di essere a Wembley. E beh, dopo, credo che sia stata un'emozione indescrivibile. No, è stata qualcosa di unico, di qualcosa che difficilmente si ripresenterà. E beh, assolutamente, che poi tra l'altro è qualcosa che porta anche tantissime difficoltà che non sono state soltanto quella poi della famosa caccia del biglietto, a parte la spesa non indifferente che prima mi raccontavi insomma telefonicamente, poi non so se lo vuoi dire anche pubblicamente, questi sono fatti tuoi, però la spesa comunque non è stata indifferente. Ma poi tra l'altro ti ho obbligato, al di là dei tamponi di rito chiaramente per partire e poi per rientrare, anche adesso all'isolamento per 5 giorni. Sì, inizialmente 5 giorni, poi il tampone di conferma, se dovesse essere negativo il risultato posso rientrare al lavoro, però è stato questo che ha bloccato molti italiani, secondo me, oltre alla cifra un po' spropositata, ma dovuta all'eccezionalità dell'evento. E beh, assolutamente, però comunque, che cosa non si fa per il calcio? Però devo dire, complimenti a te, poi soprattutto da Beneventani, devo dire che ho raccolto un po' di sensazione, devo dire che da Beneventani ci si è sentiti orgogliosi, sei stato un po' l'ambasciatore di Benevento lì a Wembley in una finale di un europeo, e quindi era anche giusto secondo me darti il giusto tributo, ma soprattutto farti conoscere, perché poi leggevo le varie supposizioni, in tanti dicevano ma questo chi è, chi non è, lo conosciamo tutti, è Davide Di Nonno, e insomma siamo contenti. Peraltro non sei nuovo comunque a queste cose, perché ogni tanto riesci insomma a lasciare il segno. Mi ricordo anche qualche tempo fa al calciomercato con il famoso sorso di strega, quel conduttore, insomma fu un momento incredibile. Cerco di diffondere la strega dappertutto, che è quello che ci rende orgogliosi, diciamo. Poi volevo ricordare anche che c'era anche un altro ragazzo di Benevento, Pasquale, che anche lui, appena visto la maglietta, mi si è avvicinato e abbiamo goduto della partita. Tu sei partito da solo, e poi hai trovato un altro beneventano. Che era partito dall'Italia o che era già lì? No, da Roma Fiumicino. Lui è partito da Roma perché c'erano due aerei, uno da Milano Malpensa e uno da Roma Fiumicino. A proposito, Davide, ma qualcosa in dialetto me la dici? Perché ormai hai preso questo accento milanese, io lo so, sono 7 anni che sei lì, però qualcuno magari dice questo mi sta prendendo in giro, cioè è un milanese che si è travestito da beneventano, no? Diciamolo.
Ormai purtroppo l'accento è l'ho perso un po' e molti amici non mi vorrebbero neanche più salutare, però... Ma no, ma come? A proposito, no, ma tra l'altro stai riscuotendo tantissima simpatia, ci scrive anche Gerardo Follo, lo avevo letto anche il commento sul post che avevamo messo questo pomeriggio, che scrive: Davide Di Nonno meriterebbe un premio da parte della società del Benevento Calcio. E beh, perché effettivamente diciamo che altro che social, altro che pubblicità, altro che siti internet, diciamo che l'ambasciatore Di Nonno ha fatto molto di più in un solo pomeriggio e con soli 10 secondi in Mondovisione, in Eurovisione praticamente. Senti, siccome oggi naturalmente volevamo raccontare di questa gioia, di questa emozione indescrivibile che naturalmente la nazionale del CT Mancini ha regalato a tutti noi italiani, però stiamo aprendo nuovamente anche con la versione estiva di Chiedilo a Sportlab, che ci terrà compagnia per tutta l'estate, il lunedì, il mercoledì e il venerdì in diretta qui su Lab TV a partire dalle ore 18. Stiamo per raccontare anche quella che sarà comunque una settimana decisiva, che di fatto apre ufficialmente anche la nuova stagione per il Benevento. Ieri sono stati ufficializzati, è stato ufficializzato anche il nuovo organigramma, che tra poco andiamo a vedere insieme, però a questo punto ne approfitto anche per chiederti naturalmente da tifoso quali sono queste tue sensazioni di ripartenza di un Benevento che non vuole ridimensionarsi, ma che di fatto adesso dovrà fare i conti con una retrocessione, con l'imperativo naturalmente di ripartire. Che sensazioni ha insomma su questo nuovo progetto che vedrà al timone Fabio Caserta? E ti chiedo anche se ci credevi tu, se perlomeno avevi un po' quell'illusione addirittura di un possibile ripescaggio prima che si chiudesse definitivamente o quasi il caso Salernitana. Allora, ti rispondo subito sul ripescaggio: non ci ho mai creduto, perché negli ultimi anni in Serie A non è mai successa una cosa del genere, quindi addirittura una non iscrizione in Serie A, almeno che io ricordi, sarebbe stata molto difficile. Comunque avrebbero trovato una soluzione per tenere la Salernitana, che col secondo posto ha meritato almeno sul campo la Serie A. Per quanto riguarda il nuovo corso, sono fiducioso, anch'io sono per la linea di Vigorito, per quanto riguarda un mister emergente come Caserta, sicuramente penso possa far bene, sono solo curioso di vedere cosa cambierà nella rosa, nell'organico, perché ci sono molte voci su chi rimane, chi resta, e sono molto curioso su questo, però sono come sempre fiducioso, perché penso che dopo aver assaggiato la Serie A 2 anni, l'obiettivo è quello di rientrare nel massimo campionato. Con Vigorito ci divertiremo sempre. E beh, assolutamente. Davide, per andare a chiudere, noi adesso andremo a parlare di mercato. Ti chiedo, se dovessi farmi due nomi, cioè quello di un giallorosso che vorresti trattenere a tutti i costi, se dipendesse da te, ed eventualmente un suggerimento sul mercato. Allora, dopo la prova in Coppa America sicuramente l'apertura sarebbe un lusso trattenerlo in serie B, ma non penso che ci sia la possibilità. Spero almeno in Letizia, anche lui aveva parecchie sirene dalla Serie A, però sono due pezzi pregiati. Spero che possano rimanere, o almeno uno dei due. Mentre un consiglio, mi sembra un po' bistrattato negli ultimi anni, ma ha sempre fatto bene in Serie B, un bomber come Donnarumma del Brescia. E beh, hai detto poco. Diciamo che se riusciamo a trattenere la Padula, meglio. In alternativa Donnarumma, beh, sarei d'accordissimo con te. Davide, quando è che rientri a Benevento? Allora, io sarò a fine mese per un matrimonio di una mia amica, sarò a Benevento nel weekend e potrò gustare le delizie sannite, che dalla foto si vede che ne ho assaggiate parecchi, diciamo. Sentiamoci per un brindisi, già sai a base di cosa. Ti ringrazio, grazie Davide Di Nonno e complimenti, a presto! Grazie a te, ciao a tutti! Ciao Davide! Che belle però queste cose. Beh, andiamo a parlare rapidamente, insomma questa è stata un po' la puntata di esordio, chiaramente avremo tantissimi argomenti che andremo a trattare insieme poi nel corso degli appuntamenti di questo pomeriggio. Noi siamo quasi in chiusura, però
rapidamente volevo darvi qualche aggiornamento anche sul mercato, perché poi il senso di questa trasmissione resterà questo, vale a dire quello di aggiornarvi, di fornirvi poi tantissime indiscrezioni, curiosità, quindi nel corso di quest'estate tantissimo calciomercato e poi naturalmente collegamenti in diretta e ovviamente un filo diretto con tutti i tifosi, con tutti coloro che ci seguono, che naturalmente potranno interagire con noi grazie ai nostri canali social. Giornata importante perché, come detto, i giallorossi sono stati a raduno per alla spicciolata praticamente, poi giovedì mattina partiranno poi dopo tutto il rito dei tamponi, del ciclo di tamponi e delle visite mediche. Giovedì mattina è prevista la partenza per Cascia, dove i giallorossi saranno in ritiro fino a fine mese, peraltro anche in compagnia dell'Ascoli, che invece si è radunata proprio oggi in giornata e che partirà invece per il ritiro il prossimo 17 di luglio. Questa è la mappa della Serie B con le mete che sono state scelte dai vari club della Serie Cadetta per le sedi di ritiro fuori porta in vista del prossimo campionato di Serie B, che peraltro sarà presentato a Ferrara il prossimo 24 di luglio. Oggi è una giornata importante perché dopo l'innesto, che di fatto è quello, è il primo ufficiale della nuova stagione a parametro zero di Montassalta al B, che in realtà era stato chiuso già nella scorsa stagione, il Benevento chiuderà in giornata e si arriverà entro la serata alle firme con Calò, che sarà il centrocampista che andrà a ricoprire la casella lasciata vuota dalla partenza, dal mancato rinnovo di Nicolas Viola, con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Benevento dal Genoa, medesima formula con la quale il Benevento vorrebbe chiudere anche l'operazione con l'Atalanta per Elia. Stiamo parlando di un'operazione già imbastita, già avanzata, ma le parti devono ancora lavorare sulla distanza della formula, perché l'Atalanta vorrebbe fare ancora un prestito secco, mentre il Benevento vorrebbe assolutamente chiudere almeno con un'opzione a suo favore per il futuro, oppure la valorizzazione del giocatore. Quella che vedete a sinistra, aspettate, ve l'aumento perché così diventa anche più leggibile. Intanto ringrazio Giulio Amoriello e Alessandro Caporaso in regia, qui in studio Carmine Limata. Questo è il quadro dei giocatori in uscita del Benevento, avremo modo naturalmente di parlarne nel corso di queste settimane. Questo invece è il quadro che aggiorneremo giorno per giorno invece sulle percentuali dei nuovi innesti del Benevento grazie alle grafiche realizzate da Matteo La Peccerella. Gli acquisti in questo momento, l'unico è quello di Montassalta al B, non senza grani, ma il Benevento è chiaro il messaggio del club giallorosso, che vuole vedere il difensore in ritiro nonostante insomma la grana che si è andata a creare naturalmente per la volontà del giocatore di voler giocare nella massima serie. Giacomo Calò lo diamo al 99,9% perché firmerà in serata con la formula che vi abbiamo raccontato pochi minuti fa. Per Elia diamo un 70% al netto ancora della quadra che va chiusa tra i due club. Alberto Pareari, c'è stata un'accelerata nel corso di questo weekend, l'ultimatum da parte dell'entourage del giocatore che spinge, Benevento che dunque dovrà accelerare a prescindere dalla situazione di Montiposa e vorrà chiudere per il portiere anch'egli tesserato con il Genoa. Un 80% per Masciangelo, si fanno passi in avanti con il Pescara nell'ambito della trattativa che dovrebbe prevedere un prestito con diritto che diventerà obbligo di riscatto da parte del Benevento da esercitare nei prossimi 24 mesi per il terzino mancino, individuato come nuovo rinforzo per la corsia e che andrà a fare la coppia con Damfulon. Gli altri sono nomi con percentuali più basse che andremo ad approfondire naturalmente nel corso delle prossime settimane. Noi siamo in chiusura per questo pomeriggio, per questo primo appuntamento con Chiedilo a Sportlab. Vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Se ve la siete persa, vi ricordo che questa puntata sarà disponibile praticamente da subito on demand sulla nostra pagina Facebook, replica nel corso della programmazione di Lab TV. Torniamo mercoledì prossimo alle ore 18, sempre in diretta, sempre qui su Lab TV. Ciao.